Allora ragazzi, buongiorno a tutti. Cercherò di essere il meno invasivo possibile perché il compito mio non è solo quello di presentare il nostro mister, ma è quello di presentare la campagna abbonamenti. Come al solito mi hanno dato un pezzo di carta, non sapevo niente fino a un minuto fa, sarò costretto, ahimè, a leggere qualcosa. Non è una cosa che mi piace perché sapete che io vado sempre a braccio, però questa volta, essendo dovendo parlare di numeri, è necessario che io non dica sciocchezze. Allora, innanzitutto ritengo che questo sia un discorso interessante ed importante oggi, perché mai come oggi abbiamo bisogno dei nostri tifosi. Abbiamo bisogno dei nostri tifosi perché avete visto l'ultima partita di campionato, è stato uno scenario bellissimo. Abbiamo vinto proprio veramente con il merito dei ragazzi, e dei ragazzi intendo i tifosi. Sono quasi entrati in campo a buttare quella palla dentro. Castaldo, Gigi è stato forse il motore del gol, ma in realtà la forza nelle gambe di Gigi gliel'ha dato il pubblico. Pubblico meraviglioso, è un pubblico che veramente mi ha fatto tornare la voglia di continuare questa avventura bellissima che è quella di gestire l'Avellino Calcio. Una cosa veramente da brivido, insomma, devo dire la verità. E quindi io mi auguro e mi aspetto, poi il mister vi dirà quali sono gli obiettivi per il prossimo anno, io mi limito semplicemente a dirvi che faccio un appello corale ai nostri tifosi che ci siano vicini, non tanto alla società quanto siano vicini alla squadra. Siano vicini perché sono veramente il dodicesimo uomo in campo, sono veramente quelli che poi determinano i successi o gli insuccessi. Perché noi possiamo scegliere giocatori bravi, possiamo scegliere giocatori meno bravi, il mister sarà bravissimo a metterli in campo, farà diventare bravi anche quelli che sono mediocri, sicuramente, però la determinazione, la voglia, la volontà di vincere che hanno i ragazzi deve essere suffragata necessariamente dal pubblico, che è il nostro motore principale. Allora io presenterò oggi questa campagna abbonamenti, che divideremo come sempre, come ogni anno, in due fasi temporali. Nella prima fase vi do i prezzi, nonostante credo che siano già abbastanza visibili. Non abbiamo cambiato nulla per quanto riguarda la tribuna d'onore e la tribuna centrale. Quindi sono rimasti gli stessi prezzi invariati. Per quanto riguarda invece la tribuna Terminio, abbiamo messo il prezzo, dopo vi spiegherò perché, cioè, vedete un piccolo aumento, adesso ve lo spiegherò dopo. Per quanto riguarda la tribuna Terminio, il 200 euro sarà l'abbonamento intero e 160 il ridotto. La curva sud passa a 130 l'abbonamento intero e 110 i ridotti. Questo per la prima fase, che va dal 7 al 30 giugno. Quindi iniziamo oggi e completiamo il 30 giugno. La seconda fase è quella che invece partirà dopo, ovviamente, quindi partirà a luglio, e i prezzi avranno questa variazione. La Montevergine laterale avrà una variazione da 250 a 280, la curva Terminio passerà da 200 a 230, i ridotti in proporzione, la curva sud passerà da 130 a 160. Sapete, c'è scritto che gli abbonamenti ridotti sono per i ragazzi nati, eccetera, eccetera, nelle donne, i nati dal 52, prima del 52, ai ragazzi nati dal 2002 al 2006, e i militari e le forze dell'ordine in servizio, non in congedo. La cosa importante che devo dire è che abbiamo pensato di fare una promozione per le famiglie. Nel caso in cui una famiglia ha tre abbonati, saranno emesse tessere stagionali ridotte a tutti e tre. Se una famiglia ha quattro abbonati, indipendentemente dall'età, se una famiglia ha quattro persone, tre saranno le tessere stagionali ridotte più una gratis. Ovviamente se uno fa tre abbonamenti in curva non può avere un abbonamento in tribuna centrale come in omaggio, quindi sceglieremo insieme tranquillamente quello che ha il costo inferiore, naturalmente.
Per poter favorire questa situazione è necessario che venga presentato un certificato di stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza. Ovviamente è necessario per fare gli abbonamenti la tessera del tifoso, ma insomma sono cose che sono rimaste sempre in piedi e che valgono sicuramente, sono sempre valsi e varranno per il seguito. Una cosa importante, il prezzo è lievemente aumentato per un motivo molto semplice, non faremo più la giornata bianco-verde. Quindi l'abbonato potrà partecipare a tutte e 21 le partite in casa. In più c'è la partita, ovviamente, la prima partita di Coppa Italia, che inseriamo nell'abbonamento. Quindi se fate i conti, praticamente siamo rimasti più o meno alla stessa cifra. Questo per evitare poi che quando si fa la giornata bianco-verde ci siano le prelazioni, si corrono a fare i biglietti, eccetera. Anche perché io mi immagino che noi avremo, scherzo, 9.000 persone ogni partita allo stadio. 9.000, 9.500, 8.500, insomma questo è quello che ci aspettiamo. Ovviamente sto scherzando perché so bene che l'andamento della squadra e l'andamento delle partite e delle vittorie determina poi un'affluenza maggiore, un fatto scontato, lo sappiamo tutti e quindi è una regola del calcio, questo sicuramente. Gli orari delle biglietterie sono gli stessi, che tutti sapete, quindi se ho dimenticato qualcosa ditemelo, perché queste sono le cose che mi hanno passato i miei collaboratori prima che io venissi. Detto questo, per la campagna abbonamenti, credo che dobbiamo dire poco o niente per il resto. Devo lasciare necessariamente la parola al nostro mister, sapete tutti che abbiamo rinnovato un contratto biennale, quindi praticamente stiamo proseguendo quel famoso progetto triennale che abbiamo iniziato con il mister Toscano e che stiamo proseguendo con il mister Novellino. La prima fase di questo progetto non è andata molto bene, per la verità, e chiedo scusa per quello che è successo nella prima parte del campionato, però poi è venuto il nostro Walter, che anche perché siamo due Walter, quindi abbiamo una forza maggiore insomma, insieme, e quindi evidentemente è riuscito a ristabilire un pochettino le condizioni ottimali per il prosieguo del campionato. Ci siamo salvati alla fine del campionato, vi dirà lui, ve lo dico io, che quest'anno non vogliamo fare questa cosa, quindi questo datelo per scontato. Vi ricordate, l'anno scorso ho detto vogliamo fare un campionato tranquillo salvandoci anche all'ultima giornata. Questa è una cosa che dalla mia mentalità è sparita completamente, perché non vogliamo soffrire, vogliamo fare un campionato decente, un campionato allineato alle nostre possibilità, alle nostre capacità. Dobbiamo essere tranquilli tutti, dobbiamo fare un campionato divertente. Dico solo questo in modo che poi finisco. Per me le partite di calcio erano diventate praticamente non un incubo, non dico questo, ma ero arrivato quasi al punto di quello che successe quando non sono più andato allo stadio. Sono stati parecchi anni, pochi anni, non tanti, che non andavo più allo stadio. Scusate, metto silenzioso il telefono. Non andavo più allo stadio non perché non fossi più tifoso dell'Avellino, ma perché non mi divertivo più. La squadra non lottava, vedevo gente che non gliene fregava niente della maglia, non voglio fare nomi in una maniera più totale, quindi non mi sono più divertito. Quest'anno è successo, stava succedendo la stessa cosa. Cioè per me andare il sabato a vedere la partita determinava nel mio animo, tutta la settimana mi condizionava la vita della settimana successiva. Non perché avevo paura di perdere, perché mi ero così coinvolto in questa iniziativa per cui la mia settimana cambiava completamente di vita, cambiava la mia vita in quella settimana. Se le cose andavano discretamente, la settimana andava bene, potevamo discutere, facevamo progetti e così via. Se la cosa andava male, veramente si appiattiva la mia settimana e quindi questa cosa non la voglio fare più, nella maniera più totale. Voglio vincere o voglio perdere, però devo stare tranquillo che la mia vita deve continuare regolarmente, così come è successo fino a quasi la soglia dei 70 anni che ho in questo momento. Ringrazio tutti, ho finito il mio iter, adesso lasciamo la parola al mister che dovrà ragguagliarci e sarà a disposizione vostra per dirci tutte le cose che voi volete sentire da lui. Grazie, presidente. Grazie, buongiorno. Penso che il presidente sia stato, per la mia conferma, ha appena
accennato, no? Che non vuole soffrire, e io ho accettato con grande entusiasmo il nuovo incarico, perché sono convinto che la mia società vuole fare le cose per bene, e sono qua perché sono convinto che si può soffrire molto meno rispetto al passato. La società ha voglia di investire, ha voglia di far bene, e ci è bastato soltanto 5 minuti ieri mattina, al di là del contratto o non contratto. A me era importante l'entusiasmo e il programma della società. È ovvio che il Presidente, come ha detto, ha accennato che non vuole più soffrire, perché non dimentichiamo che il prossimo anno è un campionato molto difficile, un campionato con grandi squadre retrocesse, con squadre che sono salite, che hanno potenzialità, le abbiamo anche noi, sia sotto l'aspetto economico sia anche in fase di allenatore, perché c'ho, la voglia di far bene ce l'ho. Io devo ringraziare il Presidente che mi ha ridato questa possibilità e mi ha fatto rinascere un attimino, no? la voglia, la cattiva di essere tornato allenatore, quello che ero poco tempo fa. E la cosa che mi ha convinto ancora di più è stato l'entusiasmo, la voglia del Presidente che vuole fare bene. E questo noi non possiamo prendere in giro nessuno. Se sono qua io non prendo in giro nessuno, io voglio far bene anche nella mia società, e sono convinto che sarà un campionato con grande difficoltà, sicuramente con grande squadre, ma saremo anche noi protagonisti a far bene, a far soffrire un po' meno i nostri tifosi. Ecco. Sì, Walter, adesso con questo rinnovo hai l'opportunità di iniziare, niente, praticamente questo, diciamo, è una condizione ideale anche per dare indicazioni precise ai due direttori che poi dovranno agire per quanto riguarda il calciomercato. Adesso si usa una parola, profilo, no? Profilo del calciatore. Ecco, io conoscendoti, soprattutto nella tua personalità, penso, immagino, e volevo chiedere a te conferma, che indicherai ai due direttori calciatori, soprattutto a parte la tecnica, di carattere, di personalità, odiosi, combattivi, diciamo elementi che in qualche modo dal punto di vista strutturale sono mancati nella stagione appena trascorsa. No, ci tengo anche a precisare, un ringraziamento vanno a tutti i ragazzi, perché se abbiamo ottenuto dei grandi risultati dopo la penalizzazione, lo devo anche alla loro disponibilità. Per quanto riguarda, è mancato, come ha detto il Pres, inizialmente quella cattiveria, quella voglia, forse anche psicologicamente non sono partiti bene, hanno trovato subito difficoltà. Poi grazie anche all'aiuto della società, l'aiuto dei miei collaboratori, l'aiuto anche dei due, sia di De Vito sia dello stesso Maximiliano, abbiamo fatto un percorso molto importante. Loro lo facevano in una maniera, io in un'altra sul campo, e abbiamo ottenuto dei risultati. Poi è arrivata la penalizzazione, ci ha un po' anche condizionato un po' tutto, no? Anche la penalizzazione dei 3 punti ha condizionato questa squadra, perché fino a Pisa noi eravamo una squadra che giocavamo meglio di tutti. Poi ci siamo sentiti un po' appagati, come diceva giustamente il Press, non voglio più trovare dei giocatori. I giocatori che devono venire ad Avellino devono sapere che qui ci vuole carattere, ci vuole passione, e qualcosa di più devono dare, perché è ovvio questo. Ma io ho molta fiducia nei miei due collaboratori, che sanno benissimo che cosa voglio, e sono convinto che noi faremo una squadra, arriveranno sicuramente degli elementi con grande carattere, grande personalità, ma giocatori non più scommesse, ma giocatori che ci possono dare anche degli under che hanno, perché sia Maximiliano sia lo stesso
Enzo conoscono benissimo. Abbiamo parlato, mi fido tantissimo, perché è giusto che io do un aiuto, perché loro devono seguirmi, ma sono loro che devono mettere in piedi le situazioni, perché noi siamo una società che vogliamo far bene e io sono convinto che noi tre possiamo trovare dei giocatori che possono venire a far bene qui, ecco. Senti, tu parlavi di poco fa, dicevi i due direttori sanno quello che voglio. Beh, ovvio. È ovvio questo. Che voi un mix di esperienza e di esuberanza, insomma, Noi intanto dobbiamo confermare una maggior parte dei giocatori che abbiamo, perché non è da buttare via i nostri giocatori, perché onestamente bisogna solo costruire. È chiaro che ci saranno degli under, ci saranno dei giocatori nella parte difensiva, centrale, di centrocampo ed attacco, dei giocatori che ci devono dare una mano, i nostri giovani che verranno, perché ci sono dei giovani importanti, però al di là di questo... Ci tengo anche a sottolineare, non è che noi buttiamo a monte i nostri giocatori, perché si può avere un anno particolare di difficoltà, ma l'anno successivo, conoscendo il nuovo allenatore, le nuove strutture di gioco, partendo dal ritiro dove io riesco a impostare quello che voglio, sono convinto che possiamo, ecco, ottenere, soffrire molto, ma molto meno, ma fare un campionato dignitoso, un campionato che siamo lì, poi vedremo quello che succederà, insomma. Io non vedo l'ora di andare a Cascia, ma per me è sempre è un combattere con tutto il mondo. Per me la cosa più bella è che gli avellinesi avevano su di me qualcosa che non andava. Hanno apprezzato prima di tutto un Novellino uomo, che è quello che ci tengo, e poi anche un Novellino allenatore, no? Perché sono uscite certe interviste che a me non mi sono piaciute, che poi io non ho mai rilasciato. Al di là di questo, io credo che la voglia, l'entusiasmo mio è questo, sono convinto che a Cascia potrete vedere io vi invito a venire, molti di voi, a vedere come si lavora, come si forma un gruppo. Innanzitutto il gruppo va formato non urlando, non insultando. Io credo che io ho a che fare con dei padri di famiglia, perché d'altronde il mondo è cambiato, il calcio non è più come un tempo che giocavo io. Il calcio è un altro tipo di calcio, bisogna ragionarci, bisogna capire, giocare, perché i social, il mondo è cambiato, basta con un messaggio. Il messaggio dopo 5 minuti mi ha chiamato Walter Sabatini, va, sono in Cina, ci chiamo stasera, per modo di dire, perché volevo parlargli di alcune cose nostre personali. Dico, il mondo è anche il calcio è cambiato completamente. Io sono convinto che il gruppo si forma dentro lo spogliatoio, e questo tocca a me poi lavorarci, insomma. Mister, parliamo un po' di calcio. Lei quest'anno ha dovuto usare quello che poteva essere schemi adattabili ai giocatori che ci arriva. Il suo ideale modo di giocare prevede due ali di ruolo che conquistano il fondo campo e crossano, o prevede due esterni che fanno da raccordo tra difesa e centrocampo? La prima cosa. La seconda cosa, mister, mi perdoni, non sono d'accordo con lei, il calcio non è cambiato in nulla, è cambiato nei rapporti tra le persone, ma sul campo, in campo si gioca lo stesso modo in cui si giocava cent'anni fa. Quello è fuori dubbio, saltare l'uomo è fondamentale. Lei cercherà dei brandini sulle fasce per saltare l'uomo e per giocare sui calci d'angolo, sui colpi di testa, un uomo che sappia battere le punizioni. Io voglio parlare di calcio, non voglio parlare di altre cose. Ma indubbiamente ne sento poco parlare, ma no. Io non ho l'abitudine di parlare. No, ma io sono d'accordo, però bisogna anche ringraziare le persone che mi hanno dato la possibilità di arrivare qua. Io ci tengo a sottolineare questo.
io gioco il mio calcio, tu sai benissimo, perché non sei uno stupido, sai benissimo che il 4-4-2 ha bisogno delle ali, ma anche delle ali tipo l'ASIC, per modo di dire, che se noi guardi, l'ASIC a me mi ha dato molto. Poi vedrai che ragionerai come me. Ma questi non ci sono più. Allora, il modulo mio dove ho sempre ottenuto i risultati è il 4-4-2 e sicuramente, come hai detto tu, ci saranno delle ali, ci saranno degli uomini che ci metteranno in condizione di poter andare sul fondo e di mettere ste palle per le nostre punte. Io credo che noi stiamo lavorando su questo, stiamo lavorando anche su un 3-5-2 che a me piace, ma nel modo che io posso chiamare. No, ma io no. No, ma no. Ma no, ma io non ci posso. La sua idea di calcio, io voglio capire, mi piace il calcio, mi piace capirlo, mi piace vederlo ed applicarlo. Io verrei volentieri a vedere i suoi allenamenti, non ci vengo perché è una forma protettiva nei suoi confronti, perché se io vengo. Ma io siete tutti invitati, siete tutti invitati, no? Al di là di questo, tu sai benissimo che il mio da 30 anni le mie vittorie le ho ottenute col 4-4-2. E proporrò questo, perché come hai detto tu, il calcio non è cambiato. Il calcio è semplice, nella maniera più semplice noi faremo le cose che onestamente abbiamo fatte fino alla partita di Cesena qui, e sono convinto che possiamo far bene. Insomma. Scusi, voglio dire una cosa, ecco. Visto, no? È visto che non parliamo di calcio, dobbiamo parlare di calcio, voglio dire una cosa. Se tu fai il 4-4-2, stiamo lavorando sul 3-5-2. No, delle volte. Sì, bravo. Io ho dei giocatori duttili, bravissimi. Grazie, grazie. Ci stiamo confessando. Tu non parlare. Prego, prego. No, non parlavamo di... No, devo smentire, poi devo smentire il fatto di Ercolino, poverino, non c'entra niente sta cosa, perché tu, evidentemente, parlando vicino a un caffè, hai preso per buono delle battute spiritose. No, questo volevo dire. Prego. Non lo mettiamo in difficoltà, assolutamente. Vabbè. Ma noi, io so benissimo, abbiamo già parlato con i miei, sia con Enzo sia con Maximiliano, abbiamo accennato, abbiamo parlato chi rimane e chi andrà via, lo saprete con voi. Ma questo vedremo. Sì, sì. Inciderà la presenza di Walter Lomelino anche nei rapporti con le società, con alcune società di Serie A? Ma io penso anche prima di me c'è grandissimo rapporto, per esempio con l'Atalanta, con la Roma, i giocatori, anche Daniele Verde. Noi l'abbiamo tanto criticato Daniele, ma Daniele, adesso entro un attimino nel privato, Daniele negli ultimi tempo non aveva problemi suoi, però un giocatore dove grazie ai rapporti che aveva la nostra società con la Roma, con l'Atalanta, io credo che i rapporti ad Avellino vorrebbero venire tutti, perché c'è un buon rapporto, c'è una grande valorizzazione. Se noi torniamo un attimino indietro, vediamo gli uomini che sono usciti da questa società, e sono convinto che questo ci sarà sempre, perché noi guardiamo il passato e vediamo dove sono andati questi giocatori, addirittura alcuni giocano anche in nazionale, ecco. Sì, staff tecnico è tutto quasi confermato, sì. Quasi. Tutti. Ma tutti. Quasi. Mi riservo, posso riservarmi qualcosa? La scelta, mister, di Tascia come ritiro, una scelta
nessuno. Può immaginarsi che qualche tifoso un po' storto il naso perché eravamo reduci da due ritiri. Sì, oltretutto noi abbiamo Santa Rita che è la santa di tutti, no? Dei casi impossibili. Ma al di là di questo devo dire che la scelta di Cascia è solamente perché lì ci sono squadre dove noi possiamo fare delle amichevoli, ecco, soltanto questo, senza nessun, solo questo. Ma come diceva il nostro presidente, come faccio io a dire a un appello del genere che sono stati loro il dodicesimo uomo in campo, sono stati loro anche fuori casa. Io non scordo la partita di Ascoli, delusione che io vado a vedere delusione perché le delusioni mi fanno diventare ancora più forte. E i tifosi ci hanno sempre seguito, insomma, ecco. Una domanda magari al presidente. Prego. Quindi... all'allenatore, per quanto riguarda appunto lui annunciava, accennava alle amichevole, le cose, questo probabile si era anticipato una possibilità di, per ricordare la figura del grande Paolo Pagliuca, grande amico che è scomparso, di questa triangolare eventuale tra Cremonese, Cagliari e Avellino, c'è questa possibilità o è saltata? No, stiamo valutando questa ipotesi, poiché l'anno scorso le cose non sono andate bene, perché ricordate come me che non abbiamo fatto neanche il famoso memorial intestato a mio padre, Nicola Taccone, quest'anno probabilmente useremo insieme il nome di Nicola Taccone e quello di Paolo Pagliuca, che tanto ha fatto per noi, ai quali noi tutti siamo stati non solo amici, ma affezionati amici. Siamo stati sempre con Paolo, lo ricorderemo sempre per tutto quello che ha fatto, per quello che ha dato all'Avellino, quello che ha dato a noi, a tutti noi. E quindi sicuramente io credo che faremo questo triangolare, mi auguro, con Rastelli ci siamo già sentiti, non ci dovrebbero essere problemi, io dico questo perché poi naturalmente gli impegni delle società possono mutare, intendo le altre, non noi, possono mutare da settimana in settimana. Però faremo questo triangolare, vi terrò aggiornati, insomma, quando siamo in condizioni di poter ufficializzare tutto questo, sicuramente. Grazie, grazie. Ci vediamo. Presidente, la stretta di mano. Vieni qui. Grazie. Okay.